Però non sono d'accordo sulla risposta che mi hai dato, perché non sono affatto d'accordo che è stato fatto tutto per risolvere il problema degli extracomunitari. Si poteva fare di più, si poteva essere più determinati, si poteva essere più incisivi. Su questo, ecco, ci tengo a dirlo perché siamo d'accordo sul problema che va risolto e noi siamo i primi a risolverlo, a volerlo risolvere, però va fatto con determinazione, con decisione e con idee molto chiare e precise. Questo dico. Bene, permettete a me di fare qualche domanda? C'è una replica? Vuole replicare? Prego, signora, replica. Non ci sono problemi, se potete interloquire tranquillamente. No, io ho ascoltato la presentazione dei due programmi amministrativi e qualche perplessità mi sorge. Adesso, insomma, chiederò all'uno e all'altro. Per quanto riguarda Chiarilli, lei propone, per esempio, uno sportello unico. Credo marsicano sull'immigrazione, così come una borsa dell'agricoltura, sempre marsicana, presumo che sia No, questa cosa. inizialmente lucchese per Però arrivare poi lei rimprovera al sindaco di voler istituire due commissioni per quanto riguarda, non le sembra altrettanto farraginosa invece questa cosa dello sportello unico e della borsa Sicuramente sull'agricoltura? è un qualcosa che va organizzata in un certo modo e va organizzata perché non è facile farlo. Però, mentre le commissioni sono commissioni consiliari che di fatto non hanno il tempo necessario per acquisire dati, per essere fattive sotto l'aspetto proprio pratico, perché si va nei meandri della farraginosità, quindi cioè non nella praticità dei problemi, perché le informazioni sugli extracomunitari ce l'abbiamo, non ne abbiamo bisogno di farne altre, bisogna solo intervenire con decisione. Per quanto riguarda invece le altre due iniziative che io propongo e che noi proponiamo nel nostro programma sono iniziative difficili perché bisogna lottare con una mentalità ostile, prima di tutto per quanto riguarda la borsa, diciamo, merci, eccetera. E sicuramente Questa sola bisogna. Pescara che mi risulta, No, ma nelle zone forse. agricole. No, in Abruzzo sì, però in altre regioni c'è, sono realtà esistenti. Per quanto riguarda invece il discorso dello sportello unico, io credo che sia l'unica soluzione che possa andare a risolvere il problema dei permessi di soggiorno fasulli. Altre soluzioni non ce ne sono e quindi anche se bisogna lottare con la mentalità degli altri sindaci, ma io nel mio programma ritengo che non solo questo problema, ma anche altri problemi vanno discussi con i sindaci ed è un'abitudine che si è perduta in questi ultimi anni. Ogni sindaco pensa solo al proprio territorio, mentre noi viviamo in un territorio che non può prescindere dai comuni limitrofi. Qualsiasi iniziativa, quella degli extracomunitari, quella diciamo quindi degli extracomunitari con i problemi che abbiamo detto, quella dei servizi, la lentezza urbana, quella del CAM, altri i servizi proprio dello smaltimento dei rifiuti in genere. O si fa un discorso generale, collettivo, altrimenti non si risolve nulla e andremo ognuno a fare il proprio discorso campanilistico che non porta risultati e che in qualche modo ci estranea dai rapporti con gli altri comuni. Bene, grazie. Sindaco Cherubini, ho sentito in questa campagna elettorale, ho visto, ho letto un po' di programmi ed è venuto fuori, insomma, che il bilancio del Comune di Lucco non vi consente, un bilancio mi pare di capire da quello che dicono i suoi oppositori, un bilancio che non le consente di fare grandi iniziative nei prossimi anni. Perché si è arrivato a questo punto? Ma io ho detto prima nella premessa che stavo facendo e che ho interrotto, che comunque sia noi veniamo da un periodo in cui i bilanci di tutti i comuni d'Italia hanno avuto tagli drammatici e quindi c'è stato in ogni caso, c'è stato come dire, si è dovuto in qualche modo rimodulare, rimodellare le spese, le iniziative che si facevano per fare in modo che potessero comunque i bilanci essere in ordine. Ma detto questo, io dico che in questi 5 anni ogni bilancio approvato, e il 2011, il consuntivo del 2011 dimostrerà ancora lo stesso, sono bilanci che nel consuntivo riporteranno un avanzo di amministrazione per quel che riguarda la gestione del bilancio. Quando si parla di cifre, quando viene letto il bilancio deve essere letto per l'interezza di come
e a fronte di entrate ovviamente si fanno le uscite. Poi il bilancio di per sé ovviamente chiude sempre in pareggio, no? Però nel nostro caso ci sono sempre avanzi di amministrazioni. Quella che invece appare in tutta la sua drammaticità nella lettura dei bilanci è la crisi finanziaria forte del nostro tempo, che tutto il nostro territorio, tutte le nostre famiglie stanno vivendo. Cioè, mi spiego meglio, a fronte di un avanzo di amministrazione di bilancio, in realtà poi il comune non ha la disponibilità finanziaria, e questo accade perché, un po' come diceva giustamente anche Cesidio prima, evidentemente ci sono degli evasori che vanno perseguiti e quindi vanno fatti pagare, ma soprattutto perché la stragrande maggioranza delle famiglie in Italia non ha più la possibilità davvero di arrivare a fine mese. Questa è la sostanza. La crisi è forte e quindi c'è un grande numero di cittadini che non riesce a pagare quelle che sono le tasse. Questo è il problema che abbiamo. Certamente di questo però può fare qualcosa. Ce ne dobbiamo fare carico. Intanto nel rivedere, nel limare, nel ragionare su come è possibile tenere il più basso possibile, cosa che abbiamo sempre fatto in questi anni, Cesidio, la tariffazione a Lugo de Marzio è sempre stata la tariffazione più bassa del territorio. Non parlavo di altre cose. Nonostante tutte le difficoltà, ma in ogni caso il bilancio del comune, ferma restando la difficoltà finanziaria che oggettivamente c'è, è un bilancio in ordine, a posto, che ogni anno chiude con un avanzo di amministrazione. Grazie. Chiudiamo questo incontro. Sviluppo, idee di sviluppo a questo paese siamo noi, perché abbiamo un sindaco, non spetta a me dirlo, ma è la storia che lo dice, che è un libero professionista, è una persona competente, ha una lista completamente rinnovata, una lista veramente di persone giovani, che piene di entusiasmo, che veramente vogliono mettersi al servizio del nostro paese. Quindi non hanno altre finalità se non quelle di servire il nostro paese. E se guardiamo le varie liste, i componenti delle altre liste, come ho detto già nel comizio di sabato scorso, Camillo Cherubini, a torto o a ragione, i cittadini hanno gli elementi, gli strumenti per poterlo giudicare sulla base di quello che ha fatto. L'altra lista, quella di Domenico Palma, è una lista che ha un sindaco, sicuramente sotto l'aspetto personale, una bravissima persona, perché non stiamo parlando di questo, parliamo di politica, di prospettive politiche, che è totalmente inesperta nel campo amministrativo, ha delle persone che a livello di lista hanno esercitato, sempre in fase di opposizione, qualcuno anche in maggioranza, perché spesso cambiava ruolo, non è che ha dato grossi contributi, e la cosa e la pilasiana, cioè si capisce, nel senso che noi crediamo che un amministratore non si inventa dall'oggi al domani, un candidato sindaco non può essere un candidato sindaco che in due mesi può avere la potenzialità e può avere le capacità di poter esprimersi al meglio per fare il sindaco di questo paese. Quindi la scelta che abbiamo fatto noi è chiara, è quella, cioè, di dare un forte rinnovamento, un forte segnale di rinnovamento, ma nella continuità di alcuni elementi. L'ho detto prima, il 3 su 10 sono vecchi consiglieri ed assessori, 7/10 sono invece nuovi, perché nella nostra idea c'è sempre quella che nulla si inventa, ma bisogna costruirsi piano piano. Allora in questo modo noi affianchiamo a dei giovani, una lista molto giovane, con professionisti, con imprenditori, con donne, con insegnanti, cioè con tutto ciò che rappresenta il tessuto sociale di Lugo de Marzi, affiancata a vecchi amministratori, per continuare ad amministrare con coerenza e con competenza, e far crescere, se possibile, un
una nuova classe dirigente del nostro Paese che possa portarci alla Lugo del futuro con fiducia, con serenità, con tranquillità. Il nostro Paese, l'ho detto prima, ha bisogno di recuperare una pace sociale che in questi ultimi anni si è persa. Io credo che con la nostra lista questo obiettivo si può ottenere, e ottenere con facilità e con successo. Io vi ringrazio, ringrazio l'ingegner Chiarisi, ringrazio lei sindaco per questo incontro che dimostra ancora una volta come Lugo sia una piazza altamente democratica, con un alto senso civico, ma soprattutto ringrazio voi che sotto la pioggia avete ascoltato le motivazioni di questo incontro e di questa campagna elettorale. Grazie a tutti. Io vorrei ringraziare invece il dottor Stefano Pallotta che è venuto qui, si è messo a servizio e ha permesso questo confronto che effettivamente è stato un confronto civile, ma non poteva essere diversamente. Quindi grazie e veramente a nome di tutti i cittadini di Lugo, grazie. Mi unisco anch'io, grazie.